Buonasera. Buonasera. Tanto stanno ancora tutti da Guccini, ho visto. C'è una fila per le firme del libro di Guccini. Ma mo comincio a cantare io. Canto qualche canzone napoletana. Chiedo scusa per l'abbigliamento, ma io stavo girando un film qui a Forte dei Marmi e lui mi ha preso all'improvviso. Costretto. Non avevo abiti più decenti. Un attore che leggesse un pezzettino del libro, e questo è quello che ci siamo potuti permettere. Cioè, scusa. Il massimo che hanno trovato, diciamo. C'è la crisi. Sentirete un brizzi napoletano, quindi. Allora, diamo un tono di ufficialità, adesso abbiamo già cazzeggiato subito. Vabbè, tanto la presentazione non serve, no? Perché Fausto Brizzi lo conoscete, sceneggiatore, regista, autore di alcune tra le più importanti commedie italiane, pluripremiate commedie italiane, e Vincenzo Salemme, che ringrazio anche a nome della casa editrice per essere venuto qua. Allora, Fausto Brizzi è sceneggiatore e regista di commedie. Un giorno ha un'idea, l'idea di scrivere un libro, un'idea per un libro, si presenta all'Einaudi e dice: ho un libro ed è una commedia, no? Bellissimo, benissimo, non vediamo l'ora, raccontaci di cosa parla. E la risposta è stata: il libro parla di cancro. Al che ovviamente abbiamo... Ovviamente loro hanno pensato al segno zodiacale. La prima cosa che abbiamo pensato, bellissimo. Che libro, bello, vanno di moda. Assolutamente, coinvolgiamo anche Astra, c'era già il piano stampa, no, fatto. Poi invece no. Invece no, nel senso, sto scrivendo un libro che parla di cancro, adesso non uscite immediatamente tutti quanti, ma è una commedia, per quanto si possa sorridere parlando di cancro. È una storia che ho in mente da un paio d'anni, e per la prima volta ho scritto un romanzo che non è un film. Cioè, a volte ho tratto dei romanzi dai miei film, ma in quel caso, diciamo, hai la pappa pronta, c'è una sceneggiatura di solito sulla quale basarsi. E questa volta invece ho scelto una storia assolutamente inedita, ed è la storia di un padre di famiglia sui 40 anni con dei figli piccoli che scopre di avere un cancro e circa 100 giorni di vita. Il libro si chiama 100 giorni di felicità, ed è il racconto di come lui decide di affrontare questi 100 giorni. Ovviamente non li affronta piangendo, li affronta vivendo, divertendosi, cercando di insegnare ai propri figli tutto quello che sa. Nel libro ci sono anche alcune pagine bianche con un invito al lettore a utilizzarle per scrivere che cosa farebbe lui se avesse 100 giorni di vita. Sì, perché poi il fatto di sapere, di avere la possibilità di sapere quando morirai, perché lui lo sa esattamente, in realtà non stiamo a spiegare, oppure lo dirà poi, sì, Fausto, perché lui sa esattamente quando morirà. Tra l'altro è il giorno del mio compleanno, questo ti ringrazio. Però è casuale. Se ci pensiamo, una cosa, uno dice: beh, che bello, lo so, quindi so che cosa posso fare. No, però è una cosa terribile in realtà da affrontare, no? Un pochettino. Libro è strutturato proprio con i capitoli, con i numeri alla rovescia, come un conto alla rovescia. Cioè, il primo capitolo è il numero 100 e poi si arriva al capitolo 0, che è un capitolo post mortem. E poi è tutta questa storia, appunto, uno dice: faccio una commedia dove si parla di cancro, una cosa terribile. In realtà il libro è veramente lieve, cioè è una commedia, quindi una commedia fa sorridere, più che ridere fa sorridere, e ed è estremamente dolce, no? Perché quest'uomo recupera anche il rapporto con la sua famiglia, perché... Ma una cosa che volevo chiederti prima ancora di entrare nel libro è una cosa che ha a che fare col cinema, no? Se ci pensiamo, la commedia l'italiana, classica nella cinematografia, ha molto a che fare con la tragedia. Alcuni dei più importanti film italiani, commedie italiane, pensiamo alla Grande Guerra, sono dei film profondamente tragici. Il Sorpasso è un film tragicissimo. Poi è sembrato, una volta parlavamo, la stessa Armata Brancaleone ha un sacco di aspetti drammatici.
Poi improvvisamente è sembrato che nel cinema fosse diventato impossibile mischiare. Se tu pensi, uno dei film che a me mi ha fatto sempre più ridere, che Amici miei, finisce col funerale di uno degli amici. È una cosa che si è andata perdendo. È tragico anche durante. È anche tragico tutto il film, però fa molto ridere. È una cosa che si è andata perdendo. Negli anni siamo, nel senso, noi autori di commedie, andati privilegiando il tono allegro, non dico quello comico solo, perché magari a volte, insomma, non abbiamo sconfinato proprio nella farsa, però diciamo un tono totalmente leggero, che è quello che anche il grande pubblico richiede in questo periodo, che premia al botteghino. Io mi ricordo qualche anno fa un film che abbiamo fatto insieme, che si chiamava, con Vincenzo, che si chiamava Ex, dove c'era una persona che moriva a minuto 10 del film, era considerato un'anomalia assoluta, cioè mi avevano sconsigliato di far morire una delle protagoniste dopo 10 minuti dall'inizio del film. Perché l'ultimo Oscar italiano, Benigni muore alla fine. Certo, quindi... però questa è una tradizione che si sta perdendo. A un certo punto io ho cominciato a notare che tra i miei colleghi, quelli che scrivono per, diciamo, l'editoria e non per il cinema, ormai si stava consolidando un unico macro genere. Cioè io notavo che in Italia, mentre al cinema si fanno solo le commedie, in editoria si fanno solo gialli o solo thriller o tutte le derivazioni, insomma, polizieschi, insomma, compreso il mio amico Giorgio Faletti, insomma, che in qualche modo io considero il capostipite di questa nuova ondata, e non c'era spazio per la commedia, non ce ne sono veramente pochissimi di casi di scrittori italiani, dico, che scrivono delle cose che ti strappano il sorriso leggendole. Ho voluto provare, e ovviamente bisogna come la commedia all'italiana insegna, bisogna provare con un argomento tragico. Sì, tra l'altro qua ne abbiamo un altro di scrittore di gialli molto famoso proprio in prima fila, Maurizio De Giovanni, che... Ciao. Chi è, scusami? Che non ti sei. Maurizio De Giovanni. Che ciao, compaesano. Ti conosco finalmente, è napoletana. Napoletana. Sei tu. È vero, no? Che c'è una scuola ormai, cioè tanto si diceva fino a 15 anni fa, insomma, che non c'era un giallo italiano, adesso c'è, insomma. Non sono giovanissimi, da Faletti a Camilleri, c'è un'età abbastanza importante, insomma. Attenzione, perché adesso poi... No, De Giovanni è giovanissimo, se li porta male, ma... Ah, ecco. Sono i pensieri. Tra l'altro, in effetti, citavi Ex, dove c'è appunto Vincenzo Salemme. In realtà anche il personaggio di Salemme, che è interpretato da Vincenzo Salemme nel film Ex, è un personaggio che fa ridere, però ha degli aspetti drammatici, perché l'incontro davanti al giudice, guarda, dove hai senza, la faccia da SUV... Ma dove... senza il dramma non si ride, è impossibile, no? Perché il pubblico ride perché tu li fai ridere su una cosa che li impensierisce, se no non funziona, non puoi far ridere, se no fai cabaret. Per chi non ha visto il film, Vincenzo in Ex vuole divorziare dalla moglie, ma in realtà la situazione si ribalta prestissimo, perché loro lottano per non avere l'affidamento dei figli. E ognuno dice no, te li tieni tu, e a un certo punto la situazione si complica ancora quando i figli chiedono loro di divorziare dai genitori e di poter essere affidati altrove, ai servizi sociali, ma non a questi due, insomma. Poi c'è questa scena molto bella dove Silvio Orlando dice: scommetto che lei ha un SUV, e lui si alza contento. Un SUV, certo, offese, è un monolocale. È un monolocale, l'avevo capito, c'ha la faccia da SUV, lui, grazie. Io non lo so, grazie. Fare, ma è una scena molto, in realtà molto drammatica, vedi questi bambini davanti che dicono: lei si rende conto, no? Una scena terribile. La mia battuta preferita del film in quella scena, perché c'è Vincenzo che si lamenta che questi figli vogliono andare a teatro, leggere, fare delle cose terribili, e lui dice: questi non sono figli a me, sono figli di Nanni Moretti. Ho sempre pensato alla faccia di Nanni quando magari gli è capitato a cinema di vedere il film. Chissà che ha pensato. Secondo me si è fatta una risata. È sicuro. Ma insomma, torniamo al libro. Questo personaggio, Lucio Battistini, che già porta un dramma nel nome, perché... Sì, è un dramma, perché si chiama Lucio Battistini, quindi lo prendono per il culo fin da quando è ragazzino, insomma, per l'assonanza
col cantante. E peraltro come Nanni Moretti è un campione di pallanuoto. Assolutamente, ma ci sono molte cose. Nanni è uno dei miei miti assoluti e mi ha divertito mettere in scena in questo libro un ex pallanuotista ingrassato, come quasi sempre capita agli ex atleti, che però allena una squadretta di pallanuoto di ragazzini, che è un po' la sua passione, insomma. Lui purtroppo, uno dei suoi cruci è che morirà prima della fine del campionato. Questa squadra per la prima volta ai playoff e riuscirà poi ad arrivare in finale, ma lui questa finale non la vede, insomma, e quindi è uno dei suoi rammarichi. Però allora, questo personaggio, fra le sue varie, allora, cambia veramente, effettivamente questa notizia gli cambia la vita, no? Trova la cosa molto divertente, la sua sponda principale, cioè la sua sponda all'inizio, perché lui ha avuto un problema con la moglie, insomma, si è fatto beccare, sì, a braghe calate. Diciamo che quando scopre di avere il cancro, sta vivendo nel retro della pasticceria del suocero, sì, che gli ha dato asilo, perché la moglie l'ha cacciato a calci nel sedere da casa, quindi è il momento perfetto per scoprire di avere il cancro. Però è già bizzarro che sia il suocero ad aiutarlo, perché gli dice: guarda, prima o poi... Si dice, tutti abbiamo dormito sul divano, insomma, mi hanno detto. Comunque il suocero, che è un formidabile pasticcere specializzato in ciambelle, no? Da cui questa che sarà, qui è una versione in busta, però sarà la copertina del libro, che in realtà è un libro completamente a fondo bianco con una ciambella smozzicata, perché la ciambella, diciamo, è... il compagno, insomma, di vita, ha un'importanza narrativa fondamentale, in realtà, perché è l'ultima cosa che lui farà, mangiare una ciambella, ed è il suo appuntamento mattutino di riflessione durante insomma, la colazione. Ma non solo, a un certo punto lui capisce anche che questo cancro gliel'ha quasi portato la ciambella, insomma, per motivi anche alimentari, in qualche modo è anche l'assassino, la ciambella. Sì, e fra l'altro la ciambella serve a introdurre uno degli argomenti che punteggiano il libro in quasi tutti i capitoli, che è quello delle invenzioni. Cioè Lucio Battistini è un tipo, insomma, abbastanza, alla fine abbastanza normale, ma con una passione bizzarra, la passione per le invenzioni. Sì, lui è fissato, ogni volta che tocca una cosa... C'è una piccola digressione, che è un problema che ho io nella vita, questo, che in generale voglio sapere, ma chi ha inventato questo, il bicchiere di plastica? Ci sarà stato uno che la mattina si è alzato e ha detto: adesso invento il bicchiere di plastica. E Lucio Battistini ce lo racconta di tantissime invenzioni, scoprendo ogni volta che Leonardo da Vinci ha inventato quella roba prima. Che è vero, nel senso, l'unica cosa su tutto il resto, diciamo, giocavo in casa, sapevo, l'unica cosa su cui mi sono documentato su questo libro sono le invenzioni. Ci sono tantissime invenzioni che non conosciamo, e forse questo non lo sa neanche Dan Brown, che in realtà ha inventato Leonardo da Vinci. Faccio un esempio, le lenti a contatto risultano essere inventate da un oculista, credo tedesco. In realtà ci sono dei disegni di Leonardo da Vinci con le lenti a contatto, che lui non sapeva realizzare, ovviamente. La ciambella per nuotare è stata inventata da Leonardo da Vinci, che però non aveva inventato la plastica, e di conseguenza ha fatto soltanto dei disegni in alcuni dei suoi codici della ciambella con una persona, eccetera, però non specificava che bisognava inventare un materiale galleggiante, insomma, per ottimizzare l'invenzione. Ma ne ha fatte altre assurde che uno usa tutti i giorni, non so, l'aria condizionata. In realtà c'è nei disegni dei condotti per diciamo convogliare l'aria fredda, erano già stati inventati in alcuni disegni di Leonardo da Vinci. Continuamente cose che noi utilizziamo, cioè la penna Biro, che tutti pensano essere stata inventata da Laszlo Biro, che è un ungherese, eccetera. In realtà è già in alcuni disegni di Leonardo da Vinci, una pallina con attorno una penna che lui intingeva e che riusciva a fare... Soltanto che alcune di queste non le riusciva a realizzare, insomma, però insomma, come disegnatore non era male. Dal che però una teoria fondamentale, di cui tra l'altro io mi sono assolutamente convinto leggendo il libro, vi convincerete, sì, anche voi, cioè su Leonardo da Vinci, che ribalta un altro film, ribalta si una... ribalta Non ci resta che piangere, ovviamente. E Non ci resta che piangere erano i due protagonisti che insegnavano delle cose a Leonardo da Vinci.
Invece la teoria che c'è nel libro è che, e che secondo me è evidente, che Leonardo da Vinci in realtà è un disegnatore dei nostri tempi, che è tornato indietro nel tempo e sa solo disegnare. Una cosa gli riesce bene a Leonardo da Vinci ed è disegnare. Tutte le altre cose le può soltanto disegnare, appunto, non riesce a spiegarle molte contemporanee. Cioè, questo ha inventato le lenti a contatto, ma non c'erano gli occhiali. Cioè, perché gli sono venute in mente le lenti a contatto? Com'è possibile che gli sono venute in mente le lenti a contatto? Perché le aveva viste, le raccontava, anzi le disegnava. Peraltro non ha trovato nemmeno i pennarelli per disegnare, cioè tutta una serie di, ha avuto una serie di difficoltà, si è dovuto reinventare pittore, probabilmente. Io credo che bisognerebbe cercare tra i disegnatori mancini che ci sono in questo momento, che magari disegnano, che sono scomparsi, che magari disegnano Dylan Dog e poi una mattina spariscono misteriosamente. Sì, tra l'altro appunto, dicevo chiacchierando con Fausto, che corrisponde anche al fatto che Leonardo in realtà, insomma, uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, aveva dei problemi con alcune tecniche dei suoi tempi. Perché non le aveva imparate? Perché era abituato, non sapeva farla fresco, no? Non sapeva, infatti ha avuto dei problemi, e quindi è chiarissimo a questo punto che era un disegnatore. Cioè l'affresco dell'ultima scena si è rovinato perché lui non sa usare la, non sapeva perché usare non la fresco, tecnica. Perché non è un affresco. Perché non riusciva a farlo. E allora abbiamo detto della differenza tra quello che si fa al cinema e quello che si fa di solito nell'editoria. Ora però, che differenza c'è tra affrontare una sceneggiatura e affrontare un romanzo? Che sono sempre storie che si raccontano, ma in realtà le tecniche sono molto diverse. La verità è che è una vacanza meravigliosa a scrivere un libro, perché quando scrivi un copione hai una durata ben precisa, più o meno un copione è 100 pagine di sceneggiatura. Poi può essere poco più, poco meno, però è quella la durata di un film. E non solo, hai dei problemi di budget, dei grossi vincoli, perché può essere che gli attori non siano quelli che tu vorresti avere per quel ruolo. Cioè diciamo che non è mai il film come te lo sei realmente immaginato. Invece il libro lo è. Cioè nel libro ti puoi permettere, c'è un capitolo del libro in cui lui racconta una storia inventata ai bambini e c'è una storia di pirati all'interno del libro che da sola costerebbe quanto tutto il mio prossimo film, solo quella scena, metterla dal vero, è divertente. Infatti io, l'unica mia esperienza di scrittura, diciamo non cinematografica, precedente a questo, è scrivere storie per Topolino. Ne ho scritte diverse, è un'altra variante meravigliosa, no? Cioè, Paperino e Zio Paperone possono andare ovunque e non c'è problema di budget, possono andare anche su Marte. Sai che Topolino è stato sceneggiato anche da uno degli attori che tu hai diretto, che hai citato prima, che è adesso uno dei più importanti thrilleristi italiani, che è Giorgio Faletti. La curiosità è, visto che insomma lo conosco bene, com'è dirigere Giorgio? Beh, Giorgio è bellissimo da dirigere, perché Giorgio è un attore prestato alla scrittura, cioè è un attore che sa scrivere, chiunque sa scrivere molto bene, chiunque ha partecipato a una presentazione come questa di Giorgio Faletti sa che è uno show, sa che non è una presentazione, cioè che lui va in scena e racconta e fa cabaret. Cioè, io ho visto quest'estate ha ripreso a fare concerti, sono andato un mese fa, c'eri anche tu, a vedere il suo concerto dal vivo. È uno spettacolo di cabaret meraviglioso, insomma, le storie anche poetiche che lui racconta tra una canzone e l'altra varrebbero da sole il prezzo del biglietto anche senza le canzoni. E infatti io non vorrei essere nei panni dei suoi editori, che credo che siate voi, cioè che devono prendere il prossimo romanzo, perché mi sembrava piuttosto appassionato di questa tournée musicale, insomma. Ora metterlo davanti a una scrivania non sarà facile. Una domanda che magari potremmo fare anche una cosa che, e questo io lo dico, è proprio una mia curiosità, cioè gli attori che sono in grado di fare commedia, di essere attori comici, si rivelano sempre dei bravissimi attori tragici. Cioè mi è venuto in mente anche vedendo le parti drammatiche fatte. Una cosa che ho notato, cioè un attore drammatico, tragico, non sempre riesce a far ridere. Chi riesce a far ridere di solito riesce anche a far piangere. Ma se un attore è un buon attore,
e non è il retorico quando fa il drammatico, è bravo anche nel comico, perché un attore è un attore, non è, il ruolo non è mai comico o drammatico perché l'attore lo rende tale. Un ruolo è un ruolo, poi c'è una lettura del ruolo che può essere comico o drammatica, ma l'attore, se non è bravo, non fa né ridere né piangere. Cioè non è che un buon attore drammatico non sappia far ridere, non, se non sa far ridere, secondo me non è un buon attore. Ecco, questo voglio dire. Far ridere è molto difficile, però non è come, non so, lo dico perché è una, ma a me sembra una, penso che ci voglia coraggio e onestà. Se tu sei uno che vuole far vedere quello che non è, non farei mai ridere. Se tu sei capace, quindi questa è l'ironia, la capacità di leggere anche se stessi, se tu sei capace di fare questo e mostrarlo con generosità al pubblico, fai ridere. Se invece ti nascondi dietro una maschera della intelligenza, tra virgolette, non puoi far ridere. Cioè Stanley e Ollio non avrebbero mai fatto ridere se si fossero preoccupati di dire: ma come, Ollio spara al proprio piede che sbuca dal lenzuolo? Un attore presunto intelligente dice: ma no, ma è il mio piede, che cazzata, ma quello è quello che fa ridere. Io rido perché dico: ma guarda lui grande e grosso che spara al proprio piede. Stanley e Ollio sono l'esempio. Totò, chi direbbe quelle cose che diceva Totò? Infatti era attaccato moltissimo, ma perché era un uomo coraggioso quando recitava. Alberto Sordi, Aldo Fabrizi era drammatico e comico, il più grande attore per me di tutti i tempi. Insomma, ci sono esempi tantissimi. Bene. Lucio Battistini, oltre, insomma, oltre ad avere questa vicenda che drammatica, che racconta con questa leggerezza e facendoci appunto sorridere, perché non si cade mai nel cioè far ridere proprio in maniera crassa su questo argomento sarebbe quasi volgare, no? È quasi, quindi, impossibile. È quasi impossibile, perché poi sarebbe triviale e non farebbe più ridere. Invece questo libro non cade mai in questa cosa. Però ha dei intanto perché all'interno della commedia c'è anche una bellissima storia d'amore, che è cioè Lucio Battistini in realtà è un po', è inadeguato come tutti gli uomini e tutti i mariti. Cioè è la storia di una riconquista, c'è anche questo sotto, cioè quando lui ovviamente viene cacciato di casa e scopre di avere il cancro, sa di avere 100 giorni non solo per dire addio alla vita o per insegnare ai propri figli tutto quello che sa, ma anche per riconquistare sua moglie. Cioè ha soltanto quel tempo, insomma, è ovviamente... Come regola che sia, la riconquista a un giorno dalla fine. Però sua moglie, quando la moglie di Giulio Battistini è un personaggio bellissimo, Paola, no? una professoressa. Cioè, la professoressa che avrei voluto avere, perché professoressa attrice. Diciamo, ha avuto un rapporto sempre molto conflittuale con i professori. Ci ho fatto un paio di film sopra, proprio molto autobiografici. E lei è una professoressa che ha capito che la cosa più difficile per i professori è la noia, cioè il fatto che loro ogni anno dovranno rispiegare i fenici, dovranno ridire che cos'è il limo, cioè parole che non sentiamo più dalle scuole elementari noi, ovviamente, che ce ne frega adesso di chi erano i fenici o di dove sono finiti gli assiri e i babilonesi. Lei ha questo problema, dice: io mi annoio, e se io mi annoio a ripetere lo stesso spettacolo, si annoieranno anche gli allievi. Lei ogni anno cambia personaggio, cioè mette in scena una professoressa diversa, scegliendo una personalità, un modo di vestire che tiene per tutto l'anno scolastico, e cambia l'anno dopo. Di conseguenza un anno mette in scena una professoressa rompipalle, puntigliosa e con una scopa in culo, e l'anno dopo invece la professoressa dei film anni 70 va vestita molto... molto sexy e fa comunella con tutti gli studenti. Lui vede ogni volta uscire di casa sua moglie come se andasse a teatro, cioè a fare un'interpretazione. Chiaramente gli studenti la adorano, impazziscono, perché sanno che recita, ma questo tiene desta l'attenzione, insomma, li sorprende ogni giorno lei col fatto che recita. Io dico sempre che quando facevo Notte prima degli esami, ogni volta mi chiedevano: qual è la regola per, cioè, che cosa dovrebbe fare un buon professore, visto che lì mettevo in scena un professore terribile, appunto, Faletti, e io dicevo: dovrebbe fare corsi di recitazione,
cioè per imparare a raccontare qualcosa a una platea. In fondo non è altro che uno spettacolo, cioè ogni ora a scuola è uno spettacolo di un'ora e può essere lo spettacolo più noioso del mondo o il più divertente del mondo. Tanto è vero che ci sono paesi in cui il teatro viene insegnato a scuola. E sarebbe una bella cosa anche perché... Facciamo leggere un pezzetto? Sì, certo. Ah, un pezzetto per volta? No, no, tutti. Vorrei sapere chi c'è stato prima di noi, ragazzi. Dei nani? No, perché hanno buttato un chewing gum, ma come si fa? Sotto il mio piede, era prima... Cioè, è una cosa terribile, ma hanno buttato un chewing gum qua. Ma che libro poi non aveva scritto? C'è uno che butta il chewing gum a terra, che libro... Non lo deve vendere, Allora, io vi dico, non per giustificarmi, ma per non far fare brutta figura a Fausto, che io l'ho avuto oggi queste pagine, quindi normalmente allora, leggo male, mo leggerò malissimo. Quindi, vabbè. Questo è l'inizio. È l'inizio del libro. I giorni più importanti della mia vita sono stati tre. Per non fare torto a nessuno di loro, ve li elenco in rigoroso ordine cronologico. Il primo fu venerdì 13 ottobre 1972. Venerdì 13. Quel giorno, mentre un Fokker precipitava sulle Ande trascinando con sé ben 45 passeggeri che poi si sarebbero divorati a vicenda per sopravvivere, Antonio e Carla, cioè papà e mamma, allora diciottenni, mi concepirono in un imbarazzante diane beige, grazie all'involontaria complicità di un profilattico che si annoiava nel cruscotto da un paio di giorni. I due ragazzi avevano posteggiato la preziosa vettura, già vintage allora, in un piazzale periferico, previsto dal piano regolatore di Roma, appositamente per essere utilizzato da alcova dalle coppiette. Intorno a loro il vuoto cosmico, alcuni frigoriferi mortificati e infreddoliti, un malinconico lampione col singhiozzo e uno sfascia carrozze con cataste di auto rassegnate. La scenografia perfetta per l'inizio di una storia d'amore. Antonio e Carla si erano conosciuti quel pomeriggio alla festicciola di compleanno di un certo Manrico, un secchione obeso e sudato di Frascati, che corteggiava mamma inutilmente fin dalle scuole medie. Lei aveva appena rifiutato la sua offerta di ballare un lento sulle note cupide di Elton John, poi vide papà che la fissava da lontano e quasi si strozzò con un tramezzino tonno, maionese e pomodoro. In effetti papà era proprio un tipo da strozzarsi, con un tramezzino tonno, maionese e pomodoro. Alto, magro e paraculo, suonava la chitarra elettrica e componeva pezzi rock copiati platealmente da canzoni minori degli Stones. Sembrava il fratello bello di Sean Connery, ma con una cicatrice sulla guancia che lo rendeva più torbido e misterioso di 007. Intorno alla nascita della sua cicatrice poteva affabulare una platea per ore. A seconda del pubblico se l'era procurata durante una sanguinosa rissa in un mercato di Città del Messico, oppure grazie alla coltellata di un rugbista bergamasco cornuto e geloso, o a causa di una bottigliata di Adriano Celentano che gli invidiava il talento musicale, oppure in un incidente stradale dopo un concerto vicino Londra per via dell'insensata e suicida abitudine britannica di guidare dal lato sbagliato della strada. Papà era un cazzaro professionista che, se avesse voluto, sarebbe diventato facilmente presidente del Consiglio. Solo io sapevo la verità, grazie alla confidenza di una pericolosa amata ari pugliese, cioè mia zia. Papà era caduto dal triciclo quando aveva 3 anni e si era ribaltato sul marciapiede. Morale della favola, comunque, il bell'Antonio ogni sera portava nella diane una passeggera diversa e ribaltava i sedili. Quella sera era il turno di mamma, sedotta ma non abbandonata, perché nel momento del piacere supremo una 500 rossa e stanca tamponò la vettura dei miei. A bordo 2 ventenni, mezzi ubriachi di Frosinone, ignari di aver dato il contributo fondamentale alla rottura di un profilattico e conseguentemente la mia apparizione nel palcoscenico della vita. Dunque ragazzi, ovunque voi siate oggi, a Frosinone o su Marte, che poi è lo stesso, grazie. Quel venerdì, vado avanti.
Quel venerdì 13 ero atterrato su questo pianeta come ospite non invitato. Ma questo non impedì ad Antonio e Carla di volermi bene, almeno fino a quando restarono insieme. Questa però è un'altra storia, peraltro di una tristezza infinita. Se mi va, ve la racconto più avanti. Il secondo giorno importante della mia vita è stato l'11 settembre del 2001. Quella sera, mentre tutti erano davanti alla TV a vedere e rivedere le immagini di due Boeing 767 che precipitavano sulle gemelle newyorkesi, regalando al mondo un nuovo mistero e agli americani un nuovo nemico, io ero in un ristorante sul mare con tutti i miei amici storici e Paola, la donna della mia vita. Era una classica cena di fine estate, fissata da settimane, ma in realtà non si trattava di una grigliata di pesce qualsiasi. Stavo per chiedere a Paola di sposarmi, ma lei non lo immaginava nemmeno lontanamente e nemmeno i miei amici. Mi ero messo d'accordo con un attempato cameriere per una pantomima banale ma romantica. In cambio di 20 euro di mancia avrebbe spento le musiche, messo la nostra canzone, che per la cronaca era ed è Always in My Mind, nella versione del sempreverde Elvis, e introdotto trionfalmente una torta mimosa gigante con l'anello di fidanzamento appoggiato al centro sopra una placchetta di cioccolata extra fondente. Una preparazione scientifica e fortunata, una notte così affollata di stelle che sembrava un presepe, il calore degli amici così sincero che sembrava lo spot di un amaro, un venticello così simpatico che sembrava il ventilatore di Dio, tutto perfetto. Quasi non avevo considerato Umberto, il mio migliore amico, purtroppo, un veterinario irruento di cui sentirete parlare a lungo nelle pagine seguenti. Umberto, infatti, intercettò la torta e rubò goliardicamente la placchetta, gridando, con l'educazione che l'ha sempre contraddistinto, «E a cioccolata, regà, ma la mangio io!» Conseguenza, la fedina d'oro gli spezzò un molare di netto. Risate generali, pronto soccorso dentistico e addio magico e indimenticabile momento romantico. Nonostante questa pietosa scenetta, Paola mi disse di sì lo stesso. Ci sposammo all'inizio dell'anno dopo, in una chiesetta gotica vicino Milano. Ed è una delle poche cose di cui non mi sono mai pentito. Se non vi dispiace, più avanti vi parlo un po' di lei. Paola è la protagonista della mia vita e per me la sua interpretazione della moglie vale almeno un Oscar. Il terzo giorno da non dimenticare è stato una domenica, il 14 luglio del 2013. Dovevo capire subito che era un giorno speciale per me, perché non ci furono famosi disastri aerei a rubarmi la scena. Era una domenica inutile e tropicale, durante la quale non successe niente degno di nota, se escludiamo il fatto che alle 16:42 circa ho preso un bel respiro, mi sono guardato intorno e sono morto. Lo so, vi ho raccontato già il finale ed ora non avete più voglia di leggere il resto del libro. Allora, visto che la lettura è rovinata, ma tanto ormai l'avete comprato e fermarvi a pagina 6 è una cosa antipatica, vi dico anche il nome dell'assassino. Eh sì, perché anche se questo non è un romanzo giallo alla Agatha Christie, c'è un assassino, anzi direi un serial killer, visto che non ha ucciso solo me, ma milioni di persone, roba da fare invidia ad Hitler e Hannibal Lecter. Ogni anno circa un terzo di tutte le morti del mondo è opera sua. Le statistiche dicono che è la prima causa di decesso nel mondo occidentale. Insomma, sono in buona compagnia. L'assassino in questione non ha un cognome, ma solo un nome corto, zodiacale e poco divertente, cancro. Qualcuno lo chiama tumore, che vuol dire rigonfiamento in latino. Ecco a che serve il latino. I medici invece neoplasia, che vuol dire nuova formazione in greco. Ecco a che serve il greco. Io però l'ho sempre chiamato l'amico Fritz, in banale italiano, per sentirlo più familiare e meno aggressivo. Questa è la storia di come ho vissuto gli ultimi 100 giorni della mia permanenza sul pianeta Terra in compagnia dell'amico Fritz e di come, contro ogni previsione e ogni logica, siano stati i giorni più felici della mia vita.
Già da queste pagine capite che non abbiamo svelato nulla raccontandovi le varie parti del libro, perché il libro non è un libro dove c'è da scoprire qualcosa, cioè viene dichiarato tutto e poi sì, si vede. Un po' come nei telefilm del Tenente Colombo, insomma, a minuto uno sì, diciamo tutto e poi il gioco è vedere come ci si arriva, insomma. Ovviamente. Però ha funzionato, perché questa è una cosa di cui siamo molto contenti. Sulla base di queste prime pagine, questa è successa una cosa che non capita spesso in editoria. Questo libro è già stato venduto all'estero in parecchi posti. Sì, questa è una cosa. È il primo a esserne sorpreso, insomma, il fatto che il libro è già stato venduto in varie lingue, cioè in tedesco, in spagnolo, in portoghese, ci sono già una serie di nazioni che l'hanno comprata, alcune pagando più delle Einaudi, ve lo dico. Quindi no, è molto divertente il fatto che adesso sto dando a rate, diciamo, stiamo attirando altri facendo leggere poco per volta il romanzo, insomma, perché abbiamo capito un po' come forse fanno i giallisti, che più glielo tieni nascosto più loro dicono: ah, vedi, mi interessa. Come le donne quando non te la danno, insomma, che ti attraggono ancora di più, insomma. No, ma insomma, in realtà davvero c'è qualcosa, c'è il dramma, c'è la tragedia, c'è la storia d'amore, c'è la commedia e c'è questa bellissima e dolcissima, in realtà, questo bellissimo e dolcissimo gruppo di amici che in realtà gira intorno a, oltre a Paola, che Paola è bellissimo, si può dire, perché tanto lo dici in fretta, come, allora, quando Lucio Battistini dichiara di avere il cancro, è fuori casa, come abbiamo detto, lo dice, ma la moglie potrebbe reagire in molti modi, dire va bene, allora a questo punto, e gli dice: sei riammesso a casa, ma non perdonato. Di conseguenza è riammesso per le cure, insomma, ma non è riammesso come marito. Sì, una donna splendida, modo. Paola. Come... No, ci sono due amici che nel libro sono molto speciali come ruoli, perché uno è stato nominato, è questo Umberto che si è rotto un dente il giorno della proposta di matrimonio, che è un veterinario e che sostanzialmente è il suo medico di riferimento. Fa la, cioè, prima diagnosi. La prima diagnosi gliela fa un veterinario, perché lui si scoccia di andare dal medico di famiglia perché è molto amica della moglie, il medico donna a cui si affidano, e quindi si va a far visitare dal veterinario, e tutte le volte che gli arrivano le analisi è un veterinario che le analizza per primo, tanto è abituato, dice: io comunque tumori ne vedo anche negli animali, però in qualche modo lo rassicura, cioè gli dice delle cose tipo: beh, di solito a questo stadio un cavallo lo abbattiamo, non c'è problema, stai tranquillo, insomma, per te forse vale la pena fartela qualche cura. E l'altro amico invece è un po' un amico all'Amici miei, cioè è uno che è un pilota d'aereo, però è il pilota d'aereo che non vorreste vedere alla guida del vostro aereo, perché è il pilota d'aereo che fa gli scherzi, e di conseguenza quando fa gli scherzi in aereo mentre sei in volo, ovviamente non vorresti essere su quel volo, e poi continua a coinvolgerlo in scherzi, ovviamente nel tentativo disperato di tirargli sul morale. In questi giorni uno scherzo che mi diverte molto, che fanno insieme, che ovviamente è conseguenza anche della sua professione, a me diverte molto sempre quando si arriva nel viaggio di ritorno, insomma, nell'aeroporto, vedere tutti i cartelli con scritto Mr. Smith, Mr. Kleber, tu non sai chi sono questi, ma non sei tu sei tornato a casa di solito. Lui ovviamente ogni volta che torna si finge Mr. Smith, Mr. Kleber, eccetera, va là, fa nice to meet you, eccetera, e sale su una macchina e si fa portare, tanto in genere l'autista c'ha già la destinazione, sta scritta, insomma, si fa portare a un hotel, a un party, a un pranzo, a una cosa di Einaudi, insomma, dovunque capiti. Ovviamente si mettono nei pasticci, insomma, quando fanno questo gioco, che per loro è un gioco ricorrente, insomma, è un po' come gli schiaffi alla stazione dei treni per gli amici, loro vanno negli aeroporti e si fingono qualcosa per entrare per due ore nella vita di un altro. In realtà agli amici Lucio Battistini si affida, anche perché avrà qualche, in fondo affida il futuro, quel futuro che lui non ha lo affida agli amici in qualche modo. Sì, tu parli di una scena nella quale lui c'è una cosa che gli scoccia davvero, cioè di non poter assistere
alla crescita dei suoi figli. I suoi figli hanno 6 e 8 anni e di conseguenza non se li è potuti godere davvero. Peraltro col fatto che dedica molto tempo al suo lavoro non ha proprio avuto modo di dedicarsi a loro. E quindi lui ipotizza che cosa sarebbe bello fargli per il regalo di compleanno in tutti i loro compleanni futuri. E alcuni li compra già, cioè oggetti che vanno bene per il 13° compleanno della figlia. Altri invece li affida al gusto degli amici, nel senso non gli posso comprare adesso il motorino per quando avranno 14 anni. Vedete voi che motorino ci sarà quando loro avranno 14 anni e comprategli quello più sicuro. Fa proprio un elenco di regali possibili fino ai 18 anni, perché poi considera dopo probabilmente diciamo diventerei troppo invasivo nella loro vita, diciamo c'ha un addio lento, sta cercando di sparire, in realtà sta cercando anche di piazzare uno degli amici con la moglie, è una delle sottotrame, sta cercando di creare un padre sostitutivo, insomma, cosa che nel finale si intuisce possa anche avvenire, insomma, ma non si sa perché ovviamente qualcosa deve rimanere aperto, insomma. Questo è un libro che purtroppo non può avere sequel. A me al cinema piace sempre fare i sequel, anzi sono proprio appassionato di sequel, perché è una sfida di scrittura, scrivere una roba appoggiata su una storia che pensavi finita, e qui lo faccio morire, non c'è modo. Insomma, insomma. Posso fare il prequel, però. Insomma, comunque è bello avere degli amici così. Allora ringraziamo... Penso che insomma possiamo ringraziare Fausto Brizzi e ringraziamo molto Vincenzo Salemme. Ma è stato un piacere. È stato poi, per me era buffa, la prima volta la sentivo letta. Sì, per te. Mi dispiace. Grazie. Grazie a voi davvero.